Renato Curi, piedi buoni e grande senso del gioco, è uno degli uomini simbolo del Perugia Rivelazione. Con Renato Curi c'era un'amicizia venuta fuori anche dal fatto che siamo tutti e due marchigiani, quindi abitavamo a paesi abbastanza vicini e quindi c'è stato questo feeling che si è creato subito, anche perché poi eravamo i più bassi della squadra. Lui era più basso di me, poi venivo io. Era un ragazzo che gioiva nel vivere, dava questa gioia continuamente negli allenamenti, fuori del campo. C'era un ragazzo molto, molto equilibrato, molto maturo per la sua età. Un ragazzo molto dolce, affettuoso, disponibile. Non era estremamente confusionario come poteva chiedere la sua età, anzi molto più serio di quello che gli anni volevano. Sicuramente era una persona, era più che un compagno di squadra, era un fratello, perché era più grande di noi di pochi mesi, ma praticamente eravamo sempre insieme. Ma tocca proprio a lui, a quel ragazzo di appena 24 anni, che ha fatto già gol alla Juventus e che sogna la nazionale, a diventare il protagonista involontario di una memoria collettiva che lo ricorderà a molti anni di distanza con un affetto incastonato nel mito e l'onore che si deve alle figure leggendarie, fondanti della squadra. Una memoria che sarebbe stata perpetuata dal nuovo nome dello stadio, intitolato a chi in quello stadio, per quel pubblico e per quella città, era caduto e morto, come in una battaglia vera che per qualche destino si fosse sostituita alla simulata battaglia del campo di gioco, facendo bizzarramente entrare la morte là dove nessuno l'attendeva. Ne parliamo quasi sempre al presente più che al passato, ancora adesso, quindi sicuramente per noi ecco, è come se ci fosse. E poi giustamente una grossa mano ce l'ha data anche Perugia, ce l'ha data la città, ce l'hanno data gli amici di Renato, ce l'ha data la squadra, tutti, a fare in modo che comunque di Renato si ricordano tutti, quindi è logico che magari è una cosa molto, sempre molto presente. Domenica 30 ottobre 1977, il Perugia riceve la Juventus al Pian di Massiano. Ricordo poco e niente, è l'unica cosa che non ricordo bene e che forse non voglio ricordare probabilmente. Ricordo anche perché sono delle situazioni che ti cambia la vita, non riesco, sinceramente ricordo molto poco, anche perché io era la prima volta forse nella mia vita che venivo messa veramente a stretto contatto con la morte. Fino allora non mi era mai successo, avevo ancora adesso i miei genitori, allora avevo i nonni, quindi non sapevo bene, non avevo mai avuto modo. E quindi è stato, credo, la maniera più crudele probabilmente, per cui ricordo poco, ricordo bene, ricordo la partita, ricordo che era lo stadio, ricordo che pioveva, mi ricordo quando è successo, mi ricordo la rimessa laterale di Vannini, mi ricordo tutto, però diciamo che non mi voglio ricordare niente. Io ancora spesso ricordo quella giornata, il buio di quel cielo, quello che è successo in campo. E è una cosa che non è pensabile. Io lo sento ancora. L'ho sempre qui nella mente. Ricordo che era una giornata bruttissima, di pioggia. Io avevo già fatto interventi in campo, ero tutto bagnato. A un certo momento, dal freddo, io mi strappai il gemello del polpaccio per arrivare alle cose. In campo si vide subito che era una cosa grave. È stata la più grossa tragedia del Perugia. Io penso che la gente lo ricordi ancora. Io da quando siamo usciti
al campo, ero quello che in qualche immagine si vede, lo tenevo sopra perché lui si dibatteva, perché voleva veramente attaccarsi alla vita, credo. E all'ingresso del sottopassaggio lì lui è morto, perché ha sbarrato gli occhi, ha fatto, me lo ricordo benissimo, un gesto, proprio si vedeva che era finito. Io poi ero molto legato particolarmente a Curi, che quando c'è morto in campo, io ci ho fatto la notte, la veglia, quando arrivava la gente che veniva a salutare. Secondo me è uno dei pochi giocatori veramente seri che ci sono. Eravamo vicini di posto nello spogliatoio, io avevo il numero 9, lui aveva il numero 8, e per quello, dopo la morte lo lasciarono libero, e ogni mattina quando mi spogliavo mi rimaneva sempre, facevo fatica a alzare sugli occhi perché c'era rimasto un grande vuoto, ecco. La vita e, come si dice, lo spettacolo devono continuare. Tocca al giovanissimo Goretti sostituire in campo Renato Curi. Fino all'ultimo ero molto scettico, il fatto che potessi giocare fin dall'inizio con quella maglia. La mia era una gioia immensa, però dentro di me c'era tanto dolore per aver perso un collega dove io ci vivevo tutti i giorni al campo, dove mi dividevo gran parte della giornata. Dopo molti anni, torna un quesito che già si affacciò allora nei gorghi del lutto e delle emozioni. È giusto giocare ancora con quella maglia numero 8, o non sarebbe meglio toglierla per consegnarla in perpetuo al ricordo di chi perse la vita con quella maglia addosso? Io all'epoca ho pensato più volte che la maglia numero 8 fosse tolta dal campo del Perugia. Non sarebbe mai troppo tardi. Sono qui al Milan dove, per onore, abbiamo tolto la maglia numero 6 di Franco Baresi. Consentitemi di chiedere ancora una volta a Perugia: togliamo la maglia numero 8, giochiamo con un altro numero. Per me è un'ottima cosa, perché se deve essere un grande ricordo, ricordiamolo anche in questa maniera.